Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi siamo qui per l'analisi di Sampdoria-Milan 1-2. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link per seguire Milan Insight dappertutto e vi ricordo il sito internet www.acmilaninsight.com. Allora, difficile analizzare la partita di ieri perché ritengo personalmente che sia stata una partita contaminata dagli errori di un singolo uomo, o meglio, dalle decisioni di un singolo uomo. Perché ritengo che sia stata una partita modificata nel suo percorso e perché ritengo che sia una partita che in maniera abbastanza lampante lascerà degli strascichi per le prossime. Analizziamo punto per punto. Partiamo dalla cronaca della partita. Milan che parte forte. Va subito in vantaggio con una bellissima azione che parte da Leao, palla in profondità per Giroud che invece di tirare la passa indietro, De Ketelaere la controlla per Leao, il quale non fa un vero e proprio assist, è più un controllo mancato, palla che arriva a Messias che tira, piccolo errore di Audeiro e 0-1 per il Milan. Da lì poi c'è una piccola reazione da parte della Sampdoria con Juricic che dal limite dell'area colpisce la traversa, scheggia la traversa e il pallone che termina fuori. Dopo di ciò il Milan prende il pieno possesso della partita e sfiora più riprese il 2-0, che in realtà arriverebbe pure con De Ketelaere, peccato però che venga annullato. Dopo revisione al VAR per fuorigioco di Giroud. Diciamo che hanno cercato di tutto per annullare il gol. Il fuorigioco di Giroud, colpo di braccio di De Ketelaere, fuorigioco di De Ketelaere, insomma alla fine hanno trovato. Si è provato qualcosa per annullare, ma va bene. Milan che nonostante tutto ci prova ancora una volta. Il primo tempo finisce così, con una doppia occasione per Giroud che però non riesce a concretizzare. In tutto ciò, nel primo tempo arriva un'ammonizione per Leao abbastanza discutibile. Protegge il pallone, non mi pare spracci più di tanto. Non mi ricordo se era Lloris o Berezinski, stramazza a terra, o Ferrari, non mi ricordo. Stramazza a terra, giallo per Leao. Va bene. Inizia il secondo tempo, il Milan riparte come aveva finito il primo per cercare di chiudere la partita e tentare un attimino di riposarsi in vista della Champions. Se non che su un'azione offensiva, un cross di Calabria, Leao prova la rovesciata. Peccato che colpisca la testa di Ferrari. Quella è un'occasione in cui dispiace, è evidente che Leao non voglia colpire la testa di Ferrari, però purtroppo questa è la rovesciata, è un gesto tanto bello quanto pericoloso e l'ammonizione è sacrosanta. Peccato che sia la seconda e che segua, come dicevo poco fa, un'ammonizione inesistente al primo tempo. Quindi Leao è espulso. Milan che sull'1-0 si ritrova a insomma, vedere questa partita in bilico e Leao che non ci sarà la prossima con il Napoli. Va bene, però pensiamo a questo. Subito dopo essere rimasti in 10, arriva il pareggio della Samp. Cross di Augello, Juric ci anticipa di testa Maignan, non lo segue nessuno, 1-1. Qui arriva quella che ritengo la mossa che fa vincere la partita. Il mister si mette a 3 dietro, con quello che era teoricamente un 3-4-2. 3-4-1-1 con De Ketelaere che appoggiava Giroud, fa entrare Tomori al posto di Messias e si rimette a posto in difesa con Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria e
Hernandez furono, diciamo, esterni del centrocampo. E con questo riassetto tattico, il Milan ricomincia a spingere, dando che arriva un'occasione per Teo, su quale Otero si supera, e dal successivo calcio d'angolo c'è Vigliari, che salta in maniera molto scombussa con il braccio largo, rigore, Giroud fa 2-1. Da lì poi il Milan praticamente non soffre più di tanto, se non fosse per un'occasione verso i minuti finali, dove ci sono stati praticamente 3-4 secondi con il tiro di Gabbiadini, il palo di Verre e la parata di Maignan di nuovo su Gabbiadini. Vittoria portata a casa, però ripeto, contaminare una partita che stava filando liscia fondamentalmente, che non avrebbe visto particolare difficoltà di portarla a casa, e condizionare anche la successiva, che sarà un big match con il Napoli, non mi va giù. Non mi va giù perché, cioè, se un attaccante non può veramente più proteggere il pallone, il calcio è finito. Non si tratta di una gomitata, di una presa di posizione plateale, trattasi semplicemente di voler tenere l'avversario, come si usa, un po' lontano, di tenerlo a distanza. Non può essere un giallo quello, che ripeto, ha condizionato poi la partita e condizionerà anche la successiva. E questo è il motivo per cui il video intitolato Contro tutto e tutti, perché poi inevitabilmente con questo episodio innervosisce una partita che non aveva motivo di essere innervosita, perché poi chiaramente parte la sudditanza psicologica, per cui la squadra più debole vede tutto compensatorio nei confronti della Big, e si lamentano loro, e si lamentano gli altri, si lamentano gli uni, si lamentano gli altri, non si capisce più niente. Questo è il peccato di vedere polemiche su una partita che il Milan ha meritato anche di vincere, e che, ripeto, è stata fuorviata dalle decisioni di un singolo. Detto questo, c'è poco altro da aggiungere. Sono arrabbiato, godiamoci la vittoria, pensiamo alla Champions, poi per il Napoli si vedrà, perché saremo ancora senza Rebic. Vedremo se recupererà Origi, potrà giocare Origi là, non lo so. Vedremo un po' cosa si inventerà Mister Pioli, però ripeto, ora pensiamo alla Champions, alla partita da vincere contro la Dinamo, e poi, insomma, dopo il Napoli si tireranno le somme, visto che ci sarà la sosta. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio, vi saluto. Vi ricordo ancora gentilmente il like al video, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ci vediamo domani con le pagelle di Sampdoria Milan. In descrizione tutti i link per seguire Milan Inside dappertutto e per il sito internet, bellissimo, sempre in aggiornamento. Vi ringrazio ancora una volta, vi saluto, vi ringrazio, l'ho detto, sì, mi pare di averlo detto. È sempre forza Milan.